Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? EasyVault, sito di crediti sicuri, veloci e affidabili, e con il codice coupon NMF20 avrete il 6% di sconto. Link qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Giovispo che vi parla, benvenuti nella serie Squadre degli iscritti, consigli di Giovispo, consigli per tutti. Siamo giunti al sesto episodio di questa serie e questi commenti, anzi queste squadre sono state commentate, diciamo così, tipo forse un mese fa, non ricordo bene perché ragazzi mi avete mandato proprio tantissime squadre, continuate a mandarmi squadre ragazzi, vi devo dire solo grazie perché vuol dire che avete, diciamo, fiducia tra virgolette in me, volete sapere una mia opinione sulla vostra squadra. E ragazzi, le squadre sono tante, ho altre tre pagine praticamente, e c'è un aggiornamento sulla serie. Praticamente feci un sondaggio, un post, non ricordo, no, un post semplice nella sezione community di questo canale, quindi se volete magari partecipare anche voi a dei sondaggi o ai post commentando eccetera eccetera, andate ogni tanto nella sezione community del canale, lì troverete post, sondaggi e anticipazioni. Ecco, allora, praticamente da ora in poi darò un voto iniziale alla vostra squadra, un voto mio personale perché è sempre soggettivo, sulla vostra squadra, analizzandola bene ovviamente. Però prima di iniziare questo video, di continuare questo video, vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina che potete trovare qui sotto, c'è la campanellina, tappate o cliccateci col mouse e attivate le notifiche per non perdervi ogni nostro video. È sempre qui in descrizione, troverete i link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Allora, la prima squadra di Christian Gaming è un 4-5-1, ovviamente con 100-200.000 crediti. Poi ovviamente secondo me cambierà modulo, perché il 4-5-1 non è proprio un modulo che a me piace particolarmente. Abbiamo un 100, va bene, facciamo 200.000 crediti di budget e abbiamo questa squadra con questi panchinari. Allora, se ti posso dire la mia, in primis, può andare bene. Può andare bene, qui abbiamo un Sissoko nuovamente, doppione Sissoko. Allora, come voto ti do un... vediamo un po'. Ti posso dare un 6, 6 e mezzo. Comunque una squadra che ora come ora buona, ma questo Moore qui te lo non consiglio. Poi al posto di Allison potresti metterci ovviamente Ter Stegen, ce l'hai già. Al posto di Moore ti compri un Varane, secondo me ha un rating inferiore ma vale di più in questo foot. Oppure anche un Lenglet che già hai, assolutamente. Però poi Alisson perde d'intesa, quindi vai a metterci Ter Stegen. Douglas Costa a me non convince particolarmente, ma hai Alexandro qui. Comunque Alexandro è buono, Douglas Costa, scusami, non mi convince. Vediamo quali alternative ci potrebbe dare. Ci sarebbe un Neymar, no, no. Felipe, anche Felipe Anderson, secondo me, è meglio di Douglas Costa, eh. Poi c'è un Bernard, Bernard che potrebbe starci, va bene. Lucas e Aubameyang sicuramente li metti in attacco e va bene. Fabinho ci può stare. Potresti anche metterci Sissoko, ma poi Diego Carlos perde di intesa, purtroppo. Quindi va bene così, Fabinho. Esterno destro, Dembélé, Semedo, va bene così. Comunque, un 200.000 crediti si può migliorare, secondo me, poco. Va bene, qui a posto di Lenglet ci metti Varane, come ho detto prima. E a posto potresti fare anche questa squadra, a posto di Semedo, Odriozola, che comunque sono simili come terzini, anche se Odriozola comunque non ha molto fisico ed è un po' fastidiosa come cosa, eh. Comunque, prima squadra archiviata, secondo me questi pochi pochi miglioramenti. Come seconda squadra Venus dovrebbe essere BTV con 200.000 crediti. Voto che ti posso dare, allora, hai un Courtois, un Kimmich, un Militao, un Titi, la Marseille, De Jong, Guardiola, Tolisso, Griezmann, Beyeder e Suarez. Ti do un 6,5, quasi 7, perché a me piace Suarez, Beyeder è fortissimo. La difesa non mi colpisce con quel Courtois e un Titi. Quel Marseille, quel Kimmich, discutibilissimo come terzino destro, invece come mediano Kimmich secondo me se la cava un filino meglio.
De Jong assolutamente forte, Griezmann forte, Tolisso un po' così e così. Comunque hai 200.000 crediti. Allora, primo togli Marcelo. È un tiri. Marcelo è buono, ma non è veloce. Purtroppo i terzini devono essere veloci. L'ho avuto contro Marcelo parecchie volte, è stato sempre abbastanza fastidioso, ma una volta che partivo in velocità con l'esterno, ciao ciao, buonanotte ai suonatori. Quindi qui ti dico di mettere un Mendy. Quindi qua con difensore centrale potresti metterci o un Lenglet o un Varane anche. Come portiere no, Courtois, non te lo consiglio, c'ho Ter Stegen, ho comprato più volte Ter Stegen e mi ci sono trovato bene parecchie volte. Poi Militao, Kimmich, consiglierei di togliere Kimmich e Tolisso. Vediamo qui cosa ci può dare un centrocampista centrale francese della Ligue 1. C'è, chi è? Non mi ricordo bene, ora vedo. C'è questo Aouar che si può prendere tramite obiettivi stagionali, che secondo me è una bellissima carta. Quindi se riesci magari prendi lui. Ma io personalmente non sono mai arrivato alla fine della stagione, alla fine degli obiettivi stagionali. Vediamo un po'. Allora abbiamo Sansone, Nomo, Lennon, René, Adelaide. È un interessante paietto. Oppure a questo punto, a posto di mettere un centrocampista centrale francese, ti ci puoi mettere tipo un Sissoko. Che a me ora come ora non piace particolarmente, ma a più di uno piace, va bene. E qui potresti metterci, vediamo un po' cosa ci può dare. Un Aurier, no, no, io volevo optare per un Walker. Però se poi mettiamo Walker, purtroppo perde di intesa. Non ha proprio il massimo. È un grave problema. Comunque a questo punto, cioè, per il budget è un po' più complicato. Ti toglierei un attaccante tra Suarez, Griezmann e Bender, ma forse non vorresti, quindi ti dico di aggiornare magari questo lato con Mendy, Varane e Ter Stegen. Ti lascio un po' così, variato. L'altro lato, come terza squadra, Giacomo Bonini, 50.000 crediti, game 4-2-3-1. Il budget è veramente ristretto. Comunque mi sa che un miglioramento si potrebbe fare. Alcune a me non piace, ma va bene, dai, tienilo. Carvalho ti serve assolutamente per l'intesa. Bale no, e dai, non puoi mettere Bale con. Al massimo metti Dembélé a sinistra che c'ha 5 di piede debole, Bale lo mette a destra, allora sì. Poi Vidal, Lenglet, un Titi, sì buono, però se riesci a prendere magari un Sergio Ramos, che comunque ci vuole malcredere, vendi un Titi, riprendi Sergio Ramos e va bene, ci può stare. Però non ha Areola. Areola come si chiama? Metti Ter Stegen. Sicuramente avrei accumulato altri crediti, poi sposti Ter Stegen, metti Ramos, potresti avere una buona difesa con Lenglet, Ramos e Ter Stegen. Se vedo va bene, alcune non mi convince. Dembélé, vabbè, al massimo vedi di prendere un po' un altro esterno, quale può essere? Hazard? No, Hazard costa assai. Magari se riesci, veramente se riesci, accumula più crediti possibili e ti prendi Hazard perché te lo stra consiglio, fortissimo, forte. Oppure vediamo un po', c'è Gonzalo Guedes che era da fare, ma no, no, no. Si è fatto Bolasie, te l'hai fatto, buon per te, lo potresti mettere tranquillamente. Oppure vediamo un po' che altro c'è. E no, niente, o Dembélé, o Bolasie o Hazard. Ti potrei consigliare lì sulla fascia sinistra. Se poi hai tipo quei 300.000 crediti conservati, Hazard, questi cambiamenti li puoi fare tranquillamente. Sebastiano Pani, 100.000 crediti, rimane il terzino, glielo aggiungiamo subito, Alexandro ovviamente, oppure no, Hernandez nella sua versione, mamma mia, ha aumentato tantissimo, da 80.000 crediti a 120.000 crediti, incredibile. E a questo punto prendi un Alexandro, no, vabbè, metti Hernandez nella versione in forma, gli metti un sentinello, un'ancora e vai, che è una belletta, secondo me. Terzino destro, Malquit, va bene, Sirgu, no, però togli Sirgu, metti Handanovic, almeno hai più sicurezza. Non ti piace Handanovic, Szczęsny, ma Szczęsny a me non. C'è Sirgu, Sif, comunque, che secondo me è valido, valido, 86, 83, 78, non l'ho provato, non penso di provarlo, però a questo punto prendi direttamente Handanovic. Per il resto, alla moneta di mediani ci stanno, non cambi il modulo in game da quel che vedo, Lukaku, Martinez, ci stanno, Insigne, Gomez, ci sta.
Per questa squadra do un voto di un... Aspettate che aggiusto, qui manca il terzino. Qua... Un 6 meno. Un 6 meno, come aggiustamenti. Questo. Delict. Può stare, ma puoi prendere tranquillamente anche un Manolas a questo punto. Che è più un giocatore meta rispetto a Delict. Molling va bene, ci può stare. Per il resto va bene così. Prossima squadra di Rampix 1307, 120.000 credit budget. Come voto? Beh, bella. Overmars. No, non tanto. Allora, come voto? Questa è una bella squadra, mi piace. Un 7,5. Tranquillo, proprio easy. Un po' l'intesa non mi convince con William Witzel. Magari dovresti aggiustare così. Ah, ma sono stato io forse a sbagliare, sicuramente. Ho sbagliato io a fare la squadra, quindi 7,5, quasi 8 meno meno, dai sì. Posto di Langton, va bene, se meno Ter Stegen ci sta. Miglioramenti. Relativamente parlando, Overmars no, Hazard no, ma Hazard non ci sta, perché comunque è più portato per la... per la Liga Santander, mi sfuggiva il nome. No, ma lei no, perché comunque no, non ci siamo. No, dovresti tenere Overmars tranquillamente. E va bene così. Comunque squadra non ho consigli particolari da darti. Romanista a Napoli, non mi dice il budget. Gli do un voto a questa squadra. Ovviamente poi si soccolò, toglie e mette Benzema. Oh, hey, è una bella squadra. Cruz, Halloween è una carta molto molto interessante secondo me. Un 7 più ci può stare. Ci può stare perché possiamo migliorarla tranquillamente, come ad esempio togliendo Diego Carlos. Però poi Alisson perde. Devo mettere un... No, niente, mi sa che va bene così. Cioè, Lettura ha creato una bella ibrida qui così. Va bene, ci sta. Poi vabbè, potresti cambiare modulo con un 4-5-1, aggiustare ulteriormente. Vediamo un po', faccio io un po' un attimo. Tipo potresti aggiustarlo anche così con un 4-5-1. Con Van der Sar in porta che prendi con le icon swap. Con Ate lo metti come titolare. Nessuno, poi metti Hazard qui con Kroos, Benzema, Sissoko, Dembélé. Potresti aggiustarlo anche così, volendo. Se vuoi magari cambiare un po', poi in game cambi. Li metti un modulo... Un 4-3-3 anche qui ci potrebbe stare. Oppure magari... No, vabbè, un 4-3-3. Magari potresti mettere Hazard e Benzema. No, 4-3-3. Prossima squadra di Paolo Fulluna, 2 milioni di crediti budget, se non sbaglio. Vorrebbe un centrocampista che faccia sia attacco che difesa. Davvero difficile da trovare un centrocampista che faccia al caso tuo. Però con 2 milioni... Allora, togli o Alan o Tonali, uguale. Ti prendi un icon... Un icon che abbia un alto in attacco e un alto in difesa. Perché dico l'icon? Perché è più versatile rispetto a quei centrocampisti di Serie A. Tipo c'era un Gerrard, c'è un Seedorf che potresti prendere, che faccia sia l'attacco che un po' anche di difesa. Gerrard. Allora, vi posso dare delle alternative. Allora, abbiamo Gerrard. Poi secondo me c'è Lampard. C'è anche Mateus, scusami la pronuncia. Che guarda le stats. Impressionante Mateus, balla. Praticamente come icon hai una vasta, vastissima scelta su chi mettere ed è più una cosa soggettiva. Ti consiglio di provarle un po' tutte, non rimetterci tanto, cioè stare attenti un po' al prezzo. Però Mateus te lo consiglio, fa sia l'attacco sia la difesa, poi anche c'è il work, salto alto, ottimo. Per il resto invece, Uri a me non piace particolarmente, ti metti un Manolas o un... Gulibali io, va bene così, ma non l'ass. Per il resto va bene. Dalbert è una carta interessante comunque. Magari la posso dire da nascosta. No, vabbè, tienilo. Martinez, Balotelli ci sta. Comunque di per sé è una base, una squadra buona. Come voto? Ti do un 7. Ti do un 7 perché mi piace quel Zanetti. Assolutamente la difesa è molto solida. Per certi versi buggata, tra virgolette. E uno campo... Completo Tonali, delle stazze molto interessanti, Douglas Costa e Politano rapidi, Balotelli fisico mostruoso insieme a Martinez, totalmente buona squadra. Come prossima squadra di Stefano Ninni, abbiamo un 4-5-1 e abbiamo un budget di circa, non lo dice, va bene, poi passa al 4-2-3-1 con Neymar in attacco e Ben Yedder COC. Allora, a me non piace Depay
in questa versione Sif, se non sbaglio, non ricordo bene, a me non piace, te lo dico proprio francamente. A posto di Diego Carlos potresti mettere tipo un Langlet, sì, per togliere poi dei pai, perché a me non piace proprio, non mi piace. Se riesci a prendere un Bappé con i crediti, assolutamente stra mega consigliato, quindi Bappé tranquillo tranquillo. Alex Telles va bene, potresti metterci anche un Alex Sandro, ma va bene, io ce l'ho Alex Telles, ma non l'ho provato, non l'ho provato. Per il resto, niente, va bene così, il modulo che poi vai ad attuare ci può stare, perché comunque metti Ben Yedder come COC, sicuramente poi andrai a mettere uno tra Neymar e Mbappé come COC, anche se ti consiglio più Neymar e mettere poi in attacco Mbappé. Prossima squadra di Hater di Joker Official Tube, finalmente è arrivata anche la tua squadra, 4-2-3-1 in game con 500.000 crediti di budget. Come voto posso darti a questa squadra? Beh, questa è una bella squadra, un 7 più, un 7 e mezzo ci può stare. È equilibrata tra bug, questo, e tra giocatori forti quali Neymar, assolutamente, Ter Stegen, Ferdinand, Marcelo no, dai, non puoi tenere Marcelo anche se ti serve per l'intesa con Neymar. A posto di Marcelo metti Alex Telles, Sif, che costa 117.000 crediti. La faccia. Sono tanti, comunque. Poi metti Alex Telles in forma. Langlet. Prendi Varane. Prendi Varane che è più veloce. Ha meno difesa, ma meno uno di difesa. Cioè, pochissimo, ma la velocità si sente tantissimo. Un passaggio inferiore, un dribbling inferiore. Va bene, se no metti, consiglio più un Varane. Ben Yedder passa la versione Sif di Ben Yedder, se riesci. Costa parecchio in effetti, comunque secondo me c'è un miglioramento, non tantissimo, ma c'è. Il resto si gioca con Son, va bene così. Prossima e ultima squadra, Fonzi the Gamer, un 4-2-3-1, un 4-2-2-2 in game con 1.100.000 crediti di budget. Come voto, no, cioè è un po' bruttina, te lo dico sinceramente, non per offesa, ma proprio la squadra è un po' bruttina. Puoi fare un miglioramento incredibile con questo budget, in primis con Hernandez. È buono, ma togli, lo metti Varane, così dai intesa a Mendy. Potresti optare anche per la versione in forma di Varane, se vuoi magari spendere qualcosina di più. Al posto di Lucas, magari se hai un 4-2-2-2, chi metti in attacco? Lucas e Ben Yedder? Allora togli Lucas, metti Son qua, Ti consiglio un bel sonnuccio nella versione base, tranquillo proprio. E Ben Yedder fai l'upgrade e passa alla versione... potresti mettere anche Benzema volendo. Potresti mettere Benzema, ci sta. Vidal... vediamo De Jong. No, non te lo consiglio particolarmente Vidal perché non è veloce come De Jong. Ti consiglio di metterci un bel De Jong in form. Gli metti lo stintesa giusto e vedrai che aumenta parecchio. Già il base è veramente una spina nel fianco. Poi magari se non ti piace Benzema ci metti un Ben Yedder Sif. E con questi aggiornamenti dovresti comunque riuscire a rientrare nel budget. Allora vediamo un po'. Son mi sa che non costa tantissimo, solo quello mi preoccupava. 240, 250 più 250 sono 500, facciamo 600. Più 200, 800, più 400, 1200.000 crediti. 1.200.000 crediti. Dovresti riuscire comunque nel rientrare nel tuo budget. E ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questi miei consigli su queste squadre. Se siete d'accordo o meno, ditemi un po' la vostra. Vi ricordo ancora una volta che sono consigli molto soggettivi, anche in base un po' alla generalità della cosa, diciamo così. È un po' anche la mia opinione personale. Ditemi voi cosa ne pensate di questa serie. Se vi piace lasciate un bel mi piace, commentate qui sotto con la vostra squadra, iscrivetevi al canale e condividete hashtag NMF. Quel Giovispo vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli.